From my earliest days reporting as a journalist, I was always convinced that personal stories Sin dai miei primi giorni in prima linea come cronista, sono sempre stata convinta che le storie personali siano uno strumento di comunicazione più efficace, specialmente quelle estere da paesi distanti e complicati, rispetto all'analisi o la fredda cronaca giornalistica. Ricordo che quando fui inviata in Iraq dopo l'invasione americana, scrissi la storia di alcune ragazzine di come non potevano più andare a scuola perché il clima di sicurezza si era deteriorato. Quella fu una delle mie storie da prima pagina, che ottennero un'attenzione enorme e penso che in parte fosse a causa del potere dei dettagli personali. Raccontava la storia di queste ragazzine e delle loro famiglie che erano molto felici che Saddam Hussein se ne fosse andato, ma che in cambio avevano perso la loro sicurezza fondamentale. Credo che questo si sia trasferito nella mia scrittura e credo di aver scelto il genere del memoir perché dà la possibilità di raccontare e in più spiegare concetti politici complessi da capire, specialmente per chi non è un esperto o uno specialista. When I sat down to write Lipstick Jihad, and in my days as a student and a journalist before I sat down to write memoirs, I was very much influenced by two books in particular, two writers. One is Kapuscinski, of course, the author of Shah of Shahs, the definitive, perhaps, journalistic account of the Iranian Revolution, but told through snapshots. Quando ho iniziato a scrivere Lipstick Jihad, ero ancora una studentessa e una giornalista e non avevo ancora intrapreso la strada del memoir. Sono stata molto influenzata da due libri in particolare, due scrittori. Uno naturalmente è Kapuscinski, l'autore di Shah in Shah, forse il resoconto giornalistico definitivo sulla rivoluzione iraniana, ma raccontato in istantanee, attraverso pagine brevi, quasi come una serie di scene che documentano il dispiegarsi della rivoluzione, con un occhio per la storia individuale, scritto in modo estremamente evocativo e intenso. Mi è stato di grande ispirazione perché a volte credo che nei paesi dove la gente attraversa esperienze terribili, forme di narrativa più asciutte non siano sufficienti per trasmettere la dimensione della sofferenza che la gente attraversa o il dramma che entra nella loro vita quotidiana. Poi c'è The Mantle of the Prophet, un libro accademico scritto in parte da Roy Motta. È la storia di un giovane ecclesiastico che visse a Homs durante la rivoluzione e del suo cammino da seminarista a sacerdote e credo che più di ogni altro libro di storia, della storia iraniana nel XX secolo, catturi il processo intellettuale, politico ed emotivo che hanno attraversato gli iraniani assistendo alla caduta degli Shah e dell'emergere di Khomeini. Questi due scrittori mi hanno molto influenzato. The Shah's fall and the emergence of Khomeini. So I was very much influenced by these two writers. Something that moved me very much when I first went on tour in America after the publication of Lipstick Jihad was how many Americans would come up to me and C'è stata una cosa che mi ha molto toccato quando iniziai a girare l'America dopo la pubblicazione di Lipstick Jihad. Molti americani vennero a parlarmi di quanto fossero confusi sull'Iran nell'ultimo decennio o negli ultimi due, a seconda della loro età, e mi dissero quanto il mio libro avesse abbattuto pregiudizi e idee sbagliate sull'Iran. E me lo dicevano adolescenti, casalinghe e persone che ero certa non leggessero le pagine di cronaca estera dei loro quotidiani. Ma me lo dissero anche i lettori abituali di notizie estere, che forse non avevano sentito una connessione umana con gli iraniani. Credo che questa sia la mia massima aspirazione nello scrivere questo tipo di memoir, che naturalmente mette insieme il racconto personale con il background politico e sociale dell'Iran. Credo che ogni giornalista sia frustrato dal limite di dover scrivere in uno stile adatto ad un quotidiano che racconta le notizie e si mantiene al di fuori della storia. Come iraniana è difficile restare fuori dalla storia quando i tuoi amici e parenti stanno vivendo le notizie sulla propria pelle. Quindi è questa la mia speranza, quello che cerco di ottenere è la capacità di fornire una sorta di panorama più profondo per le persone che altrimenti forse seguirebbero le notizie sull'Iran, ma non intimamente. So that's ultimately been my hope and it is what I hope to achieve is to be able to provide some kind of deeper background for people who are otherwise perhaps following Iran but not intimately. It's
very early to tell yet whether the Obama administration is going to È molto meaningfully presto per dire depart se l'amministrazione di the Obama si policies distaccherà in modo the Bush significativo dalle administration did politiche in Iraq, dell'amministrazione Bush nei but there confronti will be dell'Iran. signs that Ci sono segnali suggest that importanti he che is. suggeriscono di sì, ci sono There state are European nomine alla Casa leaders Bianca e nello staff che within the White suggeriscono House che stia meetings that coinvolgendo esperti ben informati e dalla mentalità are aperta per trattare knowledgeable con l'Iran. and more D'altra parte, però, gli Stati Uniti open-minded si trovano di fronte ad experts una deal with posizione di Iran. negoziato On the molto other hand, the complicata. US L'Iran has è quasi some una potenza complicated nucleare con relations with un'enorme Iran influenza right sull'Iraq e now. l'Afghanistan e in una certa Multinational misura huge gli Stati influence Uniti dovranno in the tenere una region with posizione Iraq for a molto time dura per now. sedersi al tavolo dei And to a certain negoziati. extent, the Quindi US è is going to difficile have to dire talk a quanto very di quel che tough sta uscendo da game to be Washington able to sit sia down quel to tipo di negotiate negoziato with people retorico da on any kind realpolitik, of se ci sia stata una serious riconsiderazione fondamentale relationship to go dell'Iran, from. di che tipo di So minaccia it's si hard to tratti. tell how Credo che sia much presto of per what's dirlo in coming questo out of momento. Washington is that kind of realpolitik rhetoric ahead of negotiations. Whether there has been a fundamental reconsideration of Iran, what kind of threat it is, I think it's early to tell very, very much at this stage.